Pieno accordo tra libertà e lavoro nel piccolo Stato di Israele. Anche se per difendere la libertà di lavoro uomini e donne sono costretti a girare armati, sempre pronti a respingere eventuali attacchi degli arabi. Il servizio è stato realizzato dai nostri operatori e commentato con musiche originali israeliane. I giovani giungono qui da ogni parte del mondo, grazie alle iniziative della Aliyat HaNoar, l'ente per la riabilitazione dei ragazzi ebrei che non hanno più una casa. Neot Mordecai è in festa oggi. Il comitato italiano della Aliyat HaNoar, presieduto da Emma Cantoni, ha raccolto i fondi per la costruzione di una scuola che porterà il nome di Anna Frank, la vittima più tragica della barbarie nazista. Il sindaco di Firenze, Giorgio Lapira, è a capo della missione italiana. Dopo la consegna della bandiera, una ragazza israeliana legge un brano del diario di Anna Frank. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto. Odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà anche noi. Partecipo al dolore di milioni di uomini. Eppure, quando guardo il cielo, penso che anche questa spietata durezza cesserà. Che torneranno l'ordine, la pace, la serenità.